Amici della box, buongiorno. Armando ai microfoni, siamo in apertura della serata. Prossimo incontro, Natale, contro, vediamo, Talia Daniele della Pratese contro Natale della Spezzina. L'arbitro. Talia Daniele Pratese, Natale Giacomo per la Spezzina, 3 minuti per ogni ripresa. L'arbitro chiama e siamo pronti al match che prenderà il via. Il gong suonato, prima ripresa. Natale Giacomo attacca. Talia Daniele, Natale Giacomo della Spezzina. Prima ripresa, sempre sempre importante capire l'avversario. Natale attacca, ha fatto due volte un 1-2, cerca di entrare nell'avversario, tocca Natale, l'abbiamo visto a Cecina. Ancora Natale che attacca, ganci un po' larghi, ma si è abbassato la testa. Talia col buono questo. Viene contatto un colpo d'incontro. Ed ecco che adesso si riprendono. Talia ha avuto la meglio in quel colpo di incontro, che è stato ambo le parti, ma Giacomo si è difeso, ma è stato contato e perciò diventerà negativo nei suoi confronti. E per recuperare eccolo
beccato due volte, 1-2 all'angolo, viene contato anche Thalia Daniele, riprende l'incontro molto interessante, mano aperta per Giacomo. Ecco, ancora un altro incontro per Thalia, che ha dovuto subire ancora. Fine della ripresa, un attimo di fiato per tutti e due. Abbiamo visto un conteggio di Natale per un colpo di incontro, ma anche il Thalia Daniele ha avuto una volta la conta. Ora vedremo poi fuori i secondi. Siamo alla seconda ripresa, una seconda ripresa importante, perché abbiamo già capito come i due ragazzi sono Thalia ha portato un colpo sinistro e vediamo il Giacomo come reagisce. Di Natale deve cercare di attaccare, Di Natale arretra. Vediamo quello che Di Natale, dai, sta facendo operazione di colpi leggermente lenti, non hanno incisività. Eccolo, in questo momento ha toccato ancora il Thalia, però rientra. Giacomo cerca di legare, passa dalla parte opposta, sfugge, ma si fa pescare ogni tanto dal Thalia, perché molto ancora queste scivolate sul tappeto. Questo tappeto secondo me ha dei problemi, perché già in vari match che vediamo i ragazzi che scivolano. Un po' larghi questi ganci, alta la testa, richiama l'arbitro. Dai Giacomo, tirano, tutti dicono dai Giacomo. Giacomo però riesce ad entrare, ma non è incisivo al massimo. Thalia trova qualche breccia nella sua guardia. Eppure c'ha il punto debole Thalia, perché rimane scoperto quando colpisce, e veramente aguzza l'ingegno chi sa fare una buona box. Ecco, l'ha sfiorato. Secondo round,
un round un po' turbolento. Abbiamo visto un Giacomo che è riuscito a reagire, ma un Talia che ha subito nel solito tempo, ha reagito. Fuori secondi, terza e ultima ripresa, vedete come le riprese fuggono. Talia, Daniele, terza ripresa, vediamo come reagirà Di Natale. Talia cerca di attaccare, anche Di Natale accetta la bagarre, però porta qualche colpo decisivo dritto, non può sfruttare la situazione. Due colpi portati ancora, un altro, giù ancora, deve, sentite l'angolo come reagisce. In questo momento dovrebbe incidere di più la sua azione, invece si ferma, ma d'altronde tre riprese sono già pesanti. Un minuto ancora alla fine. Giacomo incide. Ecco ancora un richiamo per mano aperta, ecco, negativo, questo non ci voleva. E ora deve avere ancora pochi secondi alla fine del match. Viene contato Natale un'altra volta, mi sembra assurdo. Comunque ancora box. Di Natale si deve rifare, c'ha poca roba, ma terza ripresa finita, verdetto messo in discussione per il richiamo fatto a Natale, e sicuramente c'è da vedere come può essere rappezzato. Ora gli arbitri, solamente gli arbitri possono vedere di la diagnostica e capire. Talia Daniele si è destreggiato, Natale ha cercato di difendersi, sono stati contati tutti e due alla prima ripresa e poi insomma il match ha seguito il suo ordine, ma la conta dell'ultimo per Natale non è certo piacevole, tantomeno il richiamo per la mano aperta. I pugili vengono chiamati pari, una parità, perché francamente c'era un po' troppe scorrettezze da ambo le parti, insomma, nella
nella fattispecie dell'incontro non si è visto notevole incisività e poi insomma tutti e due hanno avuto le conte e questo